Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Se ancora non siete iscritti su questo mio canale che non è a pagamento, potrete iscrivervi e cliccare la campanella per avere le notifiche di ogni mio video pubblicato. Oggi eh, continuiamo con le click clack. Vi presento questa piccola click che non è una click clack molto grande, ha una dimensione, adesso andiamo a misurarla, di centimetri. 10 per 8 centimetri andrò a creare eh, la base la base sempre infilato quindi partiamo direttamente con una piccola base per questa click clac è molto carina come vedete a questi cuoricini quindi ci sono tantissimi eh, accessori queste tipologie di click clac in varie forme e in vari colori oggi vi presenterò questa vado ad avviare 14 catenelle sto usando un filato abbastanza morbido ma nello stesso tempo molto consistente per queste clic clac e l'uncinetto tre e mezzo avvio il cappietto che sarà la mia prima catenella 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 catenelle, una per girare, 14 catenelle ed una per girare, quindi siamo a 15 catenelle, vado a lavorare la mia prima maglia bassa in questo punto, 1, 2, 3, prendendo il punto in questo modo, punto sottostante, quindi tutte maglie basse fino a raggiungere l'altezza della nostra click lack andiamo a creare una base per questa piccola click di 10 centimetri, con queste forme molto carine, eh, all'apertura, due piccoli cuoricini. Quindi abbiamo. Eh, Tanti clic clac di forme diverse molto divertenti molto carine quindi questo è il mio ultimo punto di maglie basse quindi avrò creato il mio primo giro a maglia bassa e vado a creare la base come vedete e poi io comunque non mi sono allargata molto perché devo considerare che avrò dei giri di perimetro per questa base quindi continuo a lavorare maglie basse, catenella per girare, continuo a lavorare maglie basse e mi vado ad alzare fino ad ottenere questa larghezza 10 cm dopo aver lavorato a maglia bassa e ho realizzato esattamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 giri di maglie basse, adesso andrò a lavorare il mio perimetro. Come vedete sto perfettamente nella base della click clack, quindi vado a lavorare il giro di perimetro che sarà costituito da una catenella e in questo punto, qua comincio a girare il mio lavoro lavorando tutte maglie basse nel eh, nei fori sottostanti. Normalmente, le maglie sottostanti io andrò a lavorare maglie basse per tutto il giro di perimetro in questo modo, ed ogni angolo andrò a realizzare una maglia bassa, catenella e maglia bassa, quindi mi trovo a questo punto di nuovo in questo eh, angolo, quindi maglia bassa, catenella e maglia bassa e giro il mio lavoro e continuerò a lavorare anche da questo lato, in questo lato qui della mia base, in questo modo. Continuo a girare il mio lavoro. con delle maglie basse, quindi ogni maglia sottostante sempre maglia bassa. Quindi ogni angolo maglia bassa, catenella e maglia bassa e girerò il mio perimetro fino ad arrivare qui. Dopo aver fatto il mio giro di perimetro e lavorando negli angoli maglia bassa, catenella e maglia bassa, adesso vado a lavorare semplicemente un giro di maglie basse senza più aumentare, quindi tutte maglie basse fino ad arrivare a questo punto, possiamo anche segnarlo con un segnapunto per ricordarci il nostro punto di partenza. Quindi adesso tutte maglie basse per tutto il perimetro della nostra base. Che misura eh, centimetri 10, la nostra click là che misura centimetri 10, quindi arrivata a questo punto non aumentiamo più, quindi giriamo semplicemente in questo modo, lavorando tutte maglie basse nei fori sottostanti. Così, ci vediamo a questo punto. Arrivata alla chiusura di giro, dal mio punto di partenza non andrò a chiudere naturalmente il mio giro, perché andrò eh, a realizzare una, un punto che io ho scelto. Poi vi spiegherò eh, come verrà eh, lavorato. Io eh, a questo punto lavoro la mia maglia bassa senza chiudere il lavoro e andrò a creare una catenella per girare. E andare a lavorare il punto pop con perché io ho scelto questo punto molto molto carino, l'ho già realizzato in un'altra click -clack, in un altro mio lavoro di circa un anno fa e si lavora la parte interna del lavoro è molto carino, molto semplice da realizzare e molto effetto Quindi si lavora il punto pop con nella parte interna del nostro lavoro, e poi si farà la chiusura di giro perché questa volta sarà chiusura di giro e non a pannello come l'ho lavorato nel, nel, nella click clack precedente, quindi chiusura di giro. Adesso vi farò vedere come si realizza questo bellissimo punto. Devo avere maglie pari al di sotto per lavorare il punto popcorn, quindi catenella, giriamo il lavoro, stiamo lavorando all'interno della nostra borsa. Primo punto, quindi giro il lavoro, prima maglia bassa in questo punto qua, Doppia gettata, il mio prossimo punto sarà un punto altissimo lavorando due maglie insieme, due maglie insieme, due maglie insieme. Punto basso, prossimo punto, doppia gettata, nel mio punto sottostante, due maglie insieme, due maglie insieme, due maglie insieme. Maglia bassa. Di nuovo due gettate sull'uncinetto. Nel mio prossimo punto: il punto popcorn è composto da due maglie insieme, due maglie insieme, due maglie insieme, un punto altissimo. Punto basso. Come vedete, un punto semplicissimo. Di nuovo due maglie insieme, due maglie insieme, due maglie insieme. Punto basso, quindi avremo il nostro lavoro che si svolgerà a rovescio. Per lavorare il punto popcorn, come vedete, è un punto molto carino anche d'effetto a rilievo. Sono piccole noccioline che si svilupperanno in allineate ed alternate da un giro di maglie basse adesso vi farò vedere stiamo lavorando con chiusura di giro quindi abbiamo iniziato con un punto basso dovremo ritrovarci a questo punto con il punto popcorn che è composto da una maglia altissima e andremo a chiudere in questo punto qua ci vediamo tra poco alla chiusura di giro lavoriamo i nostri ultimi punti di giro quindi ho lavorato un punto basso di nuovo gettata sull'uncinetto e vado a lavorare il mio punto, popcorn, un punto altissimo, maglia bassa e di nuovo doppia gettata sull'uncinetto. E vado a lavorare due maglie insieme: 2 maglie insieme, due maglie insieme. Quindi abbiamo iniziato con un punto basso. Ci ritroviamo a lavorare l'ultimo punto: il punto popcorn, composto da una maglia altissima. Vado a chiudere con una maglia bassissima il mio giro a questo punto, ed abbiamo il nostro giro di popcorn che si lavora all'interno della nostra borsina. Guardate quanto è carino e come è molto simpatico. È una piccola nocciolina. Io l'ho chiamata Popcorn, mi sembra il nome più ideale per questo punto. Quindi arrivata qui, ho chiuso con una maglia bassissima, catenella e giriamo il nostro lavoro. Adesso il nostro punto Popcorn sarà alternato da un giro di maglie basse come il punto nocciolino. Quindi questo sarà il mio primo punto 1, poi vado a prendere, come vedete, sopra la nocciolina, questo piccolo poppicorno, abbiamo sempre le due V, il nostro punto, quindi sopra la nocciolina, prendendo tutte e due le asole, lavoro un altro punto basso tra la, eh, il punto pop -corn e poppicorno e... Dall'altra nocciolina c'è cioè il punto basso, per cui qui al centro prendo le altre due asole e vado a lavorare di nuovo un punto basso. Sopra la nocciolina prendo sempre le due asole e lavoro il punto basso. Di nuovo qui al centro dove ho la maglia bassa, dove ho alternato le due poppe corna con la maglia bassa da lavorare un altro punto basso sopra la nocciolina prendendo di nuovo le due asole un punto basso quindi mi avvio a lavorare tutto il mio giro di pop corn con maglie basse chiudiamo tutto questo magnifico lavoro a rilievo con un giro di maglie basse fino ad arrivare qui, quindi aiutiamoci anche con il nostro segnapunto, quindi sappiamo esattamente dove siamo partite, se abbiamo difficoltà a capire il nostro punto di partenza non ci possiamo sbagliare, mettiamo il nostro segnapunto in questo modo. Quindi ci vediamo qui per partire di nuovo con il punto popcorn lavorato all'interno del nostro lavoro. Gli ultimi punti saranno questi qua: quindi di nuovo tra i due popcorne vado a lavorare sempre una maglia bassa. Sopra il popcorn abbiamo di nuovo le due asole, quindi una maglia bassa. Adesso arrivati qui non dobbiamo andare in questa maglia qui perché abbiamo agganciato la prima maglia bassa. In questo punto, quindi abbiamo proprio il segno, il punto all'interno di questo foro. Quindi noi qui andiamo ad agganciarci, alla maglia lavorando una maglia bassissima. Quindi giriamo il nostro lavoro con una maglia, con una catenella. Giriamo, e in questo punto, subito in questo punto, qua andiamo a lavorare una maglia bassa. In questo punto qua e di nuovo ripeteremo il punto pop corn sempre composto da due gettate sull'uncinetto e nella maglia successiva ci ritroveremo a lavorare due maglie insieme due maglie insieme due maglie insieme punto basso quindi adesso se non ci siamo sbagliate a contare le nostre maglie a lavorare le nostre maglie dobbiamo sempre comunque Contare le nostre maglie così non ci sbagliamo ogni tanto, andiamo a contarci le maglie nel giro di maglie basse. Devono sempre combaciare con le maglie di partenza, non ci possiamo sbagliare quindi, di nuovo, gettata sull'uncinetto e andiamo a lavorare il nostro punto. Pop corna. In questo modo, adesso dovremo avere tutte, tutti i punti: punto pop corna allineato ed abbiamo infatti il nostro punto allineato con il punto sottostante, il popcorn sottostante, quindi stiamo lavorando perfettamente i nostri giri, non abbiamo eh, l'alternanza del nocciolino tra le due noccioline, ma le dobbiamo avere allineate in questo modo, è un piccolo nocciolino allineato, di nuovo gettata sull'uncinetto vado a lavorare, 2 maglie insieme, 2 maglie insieme, 2 maglie insieme. Di nuovo punto basso, di nuovo gettata sull'uncinetto. Quindi tutto il nostro giro si svolgerà così fino ad arrivare alla nostra prima maglia bassa. Siamo partite con la maglia bassa, dovremo sempre ritrovarci con l'ultimo punto punto popcorn, ed agganciarci qui alla prima maglia bassa con una maglia bassissima. Ed avremo questo motivo molto molto carino, guardate quanto è bello, a me piace tantissimo, sarà un lavoro veramente molto molto carino. Ci vediamo qui alla chiusura di giro. Ho lavorato la maglia bassa, adesso di nuovo gettata sull'uncinetto il mio prossimo punto sempre il punto pop, corna due maglie insieme, due maglie insieme, due maglie insieme perché è composto da un punto altissimo di nuovo maglia bassa. Quindi abbiamo iniziato sempre con un punto basso il nostro lavoro, il nostro giro. Quindi finiremo con il punto nocciolino in questa maglia, o punto pop. Corna io lo chiamo punto pop, corna perché è formata soltanto da questa maglia altissima questo punto e andiamo a chiudere nella maglia bassa iniziale con una maglia bassissima ed abbiamo chiuso il nostro giro catenella e vediamo iniziamo a vedere questa bellissima lavorazione il lavoro si sta inarcando come vedete si sta uh, alzando benissimo quindi siamo anche nella nel perimetro della, della nostra, clic là che guardate quanto è carina e perfetta quindi iniziamo ad alzarci con questo punto, veramente molto bello e molto d'effetto Quindi, siamo qui, con la nostra lavorazione, catenella. Giriamo il nostro lavoro. Quindi, lavoriamo la parte davanti della nostra borsina. Dobbiamo alternare il punto popcorn con eh, le nostre maglie basse, un giro di maglie basse. Il nostro punto sarà subito questo: quindi, punto basso, e sopra la nocciolina avremo le due asole che andremo a lavorare sempre a maglia bassa al centro delle due popcorn, sopra la maglia bassa, sempre una maglia bassa. Prendiamo sempre le due asole e lavoriamo una maglia bassa al centro, ci ritroveremo sempre la maglia bassa e continuiamo così a lavorare tutto il giro a maglia bassa, alterniamo il nostro punto: pop corna un giro di maglie basse. Quindi, il nostro punto di partenza, è sempre questo. Io andrò sempre a segnarlo, così eh, mi ricordo. Perfettamente il mio inizio di lavoro, quindi girerò tutto, tutti i miei giri. In questo modo: punto, pop, e corno alternato da un giro di maglie basse. Ci vediamo tra poco quando mi sarò alzata ancora per alcuni centimetri. Bene, mi sono alzata per centimetri, adesso lo andiamo a misurare. Eh, sono cresciuta con questo lavoro di centimetri 10, sono arrivata a questo punto, come vedete molto carina. Guardate che bellissima lavorazione per questa piccola click-clack! Quindi siamo ad un'altezza buona per poter chiudere il lavoro adesso. Vediamo un attimo la, la click clack posizionandola. Eh, un momento per vedere più o meno dove andare a chiudere eh, il nostro lavoro. Quindi ci siamo quasi, io direi. Ancora un giro di maglie, appunto popcorn. Questo bellissimo punto lo andiamo a realizzare e poi andrò a chiudere definitivamente il lavoro. Quindi, arrivata qui, a questo punto, io continuo a lavorare le maglie basse. L'ultimo punto è sopra il nocciolino. Vado a chiudere con una maglia bassissima. Adesso, di nuovo, una catenella e il lavoro. Uh, la nostra lavorazione eh, punto pop corn andiamo sempre a lavorarla all'interno della nostra borsa il primo punto basso è questo qui doppia gettata sull'uncinetto per andare a lavorare un punto altissimo nella maglia successiva lavoriamo due maglie due maglie e due maglie chiudiamo tre volte queste maglie doppie e poi punto basso di nuovo doppia gettata sull'uncinetto sempre un punto altissimo punto basso quindi avremo tutti i pop corna questo punto piccole noccioline allineate molto molto bello un lavoro che si sta sviluppando molto bene quindi continueremo a lavorare ancora un giro di popcorn e poi andremo a chiudere il lavoro. Continuo a lavorare il mio punto popcorn che è composto sempre da una maglia altissima. Quindi, siamo agli ultimi giri perché ho deciso di, di chiudere il mio lavoro. Siamo a un'altezza molto buona per poter chiudere eh, questa, questa borsina e andarla a cucire al telaio. Telaio che misura 10 centimetri abbiamo visto all'inizio le dimensioni della, della click clack quindi adesso il mio ultimo punto sarà di nuovo un punto popcorn composto da una maglia altissima abbiamo visto che si lavorano due maglie insieme due maglie insieme due maglie insieme e vado a chiudere nel, nella prima maglia bassa con un punto bassissimo in questo modo Adesso catenella, io andrò a realizzare il mio giro di maglie basse. Ho valutato naturalmente che un giro di maglia bassa non è sufficiente per chiudere completamente questo lavoro perché mi serve sempre quel giro in più per poter inserire la, la borsa all'interno del telaio in questo spazio qui. Bisogna inserire eh, la lavorazione in questo spazio e andarla a cucire come abbiamo visto nel, nelle borse precedenti nelle clic precedenti, quindi un giro di maglie basse. Adesso continuerò a fare la mia lavorazione per chiudere il, il pop corn per alternarlo. Quindi il mio primo punto sarà sempre questo, il secondo. Questo, il terzo quarto punto basso quindi andiamo a lavorare la maglia bassa sulla maglia bassa e la maglia bassa sempre sopra il pop corn al centro delle tue pop corn sempre una maglia bassa e sopra sempre un'altra maglia bassa prendendo le due asole quindi completerò il giro di maglie basse andrò a chiudere qui e continuerò a lavorare ancora un giro di maglie basse. Ci vediamo tra poco qui alla chiusura di giro. Quindi mi avvio a chiudere il giro di maglie basse, maglia bassa sopra il nocciolino, sopra la pop. Corn al centro, qui ho la maglia bassa, per cui lavoro un'altra maglia bassa. E sopra la popcorn di nuovo una maglia bassa e vado a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa adesso non giro il mio lavoro continuerò a lavorare maglie basse quindi mi alzerò con una catenella senza girare il lavoro e la mia prima maglia bassa sarà subito questa qui vado a lavorare la mia prima maglia bassa e adesso tutte maglie basse fino alla chiusura del giro e chiuderò il mio lavoro questa questo giro di maglia bassa mi permetterà facilmente di cucire la click clack alla mia borsina quindi tutte maglie basse come vedete il lavoro è molto molto carino abbiamo ottenuto questa borsa eh, molto carina a rilievo con questo punto che è d'effetto e mi piace tantissimo quindi ci vediamo Qui, alla chiusura di giro e andrò a chiudere il mio lavoro definitivamente lavoro gli ultimi punti a maglia bassa arrivata in questa maglia sottostante vado a lavorare la mia ultima maglia bassa tiro il filo e taglio tiro fuori il filo che ho tagliato inserisco il filo in un ago tira fettuccia e vado a ricostruire il punto che si ricostruisce in questo modo vado a prendere le due asole del punto del primo punto di maglia bassa tiro inserisco l'ago nell'asola queste sono le due asole le inserisco nell'asola più interna ne prendo soltanto una e vado a ricostruire il punto quindi non vediamo nessun punto di chiusura in questo modo. Abbiamo ricostruito completamente il nostro punto. Vado all'interno della lavorazione della mia borsa, della mia borsina. E vado a far sparire questo punto. Lo andiamo a bloccare in questo modo, quindi all'interno in modo che non si veda. Lo inseriamo nei punti più morbidi. Per poter infilare lago tira fettuccia all'interno della nostra delle nostre maglie interne del lavoro quindi vado a far sparire il filo in questo modo tagliamo il filo in eccesso quindi abbiamo completato la nostra borsa io adesso Prima di, di cucire la click clack, non vi faccio vedere tutto il procedimento della cucitura della click-lack, la potete vedere nei miei video precedenti, ho eh, realizzato altre, altre borsine con, con la chiusura: a click-lack e vi ho fatto vedere come si cuce la cerniera, la parte alta qui della, della borsa, della nostra, click lack, quindi inseriremo la click clack e andremo a cucire con ago. E filo trasparente, io ho questo filo che ho comprato, è un filo eh, trasparente da 0,40 mm e un filo di nylon. Quindi lo andrò a cucire con l'ago tutto intorno, però prima di cucire. La clic clac alla mia borsa. Io ho creato anche il mio sacchetto interno perché andrò a foderarla. Perché abbastanza la lavorazione è abbastanza traforata, quindi si intravede l'interno di questa borsina. Però, voi se volete tenerla così senza, senza foderarla all'interno, potete lasciarla anche in questo modo: è una questione di, di gusto. Bene, allora, adesso vi farò vedere la mia eh, stoffa interna che ho creato per questa piccola borsina. Per questa clic là ho creato una stoffa interna, eh, ho realizzato un piccolo sacchetto di questo genere. Quindi sono andata a cucire eh, i laterali di un, uh, di un quadrato di stoffa prendendo le misure della borsina, in questo modo: sono andata a cucire due, le due parti laterali, ed ho creato il mio sacchetto. Quindi questo sacchetto andrà all'interno andrò a cucire prima questa piccola stoffa interna in questo modo ho preso le misure perfettamente sono riuscita a prenderle a misura quindi avrò l'interno della mia borsa sarà questo e certo con una stoffa interna la borsa è molto rifinita quindi andrò a cucire tutto intorno con il filo rosso e poi andrò ad applicare la click lac. mi dà la possibilità questa stoffa interna rossa di coprire completamente eh, questi fori che della lavorazione è una lavorazione molto carina molto compatta e a rilievo però si sono creati dei piccoli fori quindi mi dà la possibilità di eh, tenere il lavoro molto compatto quindi l'interno non si intravede assolutamente quindi la stoffa è questa, come vedete, molto carina, una semplice stoffa in raso rossa, per cui la borsa è completamente finita. Ci vediamo più tardi, io andrò a cucire la click clack alla mia borsa e vi farò vedere il lavoro completamente finito. Bene, ho terminato questa meraviglia, questa piccola borsina, guardate come è riuscita molto bene. Un punto bellissimo, questo punto popcorn, realizzato con chiusura di giro. Ho realizzato precedentemente sempre questo punto circa un anno fa, però con lavorazione a pannello. Oggi vi ho dimostrato come come si lavora questo punto anche con chiusura e lavorando in circolo. La borsa è completa di tutto, sono andata a cucire anche la cerniera, la click -clack, questa parte alta con il filo di nylon e, e l'interno della borsa, perché ho inserito anche una stoffa interna. Vi ho fatto vedere come ho realizzato questo sacchetto, semplicemente un sacchetto con eh, il tessuto di raso rosso per andare a coprire completamente. Eh, Tutta questa mh, lavorazione traforata, quindi si poteva intravedere l'interno, ho inserito anche eh, una piccola catena, quindi diventerà una piccola tracollina per queste nostre feste natalizie. Io spero che vi piaccia questo lavoro. Naturalmente, e condividete questo mio video con tutte le nostre amiche creative e realizzate questa bellissima borsina. E se volete iscrivervi anche sul mio gruppo, io sono Admi del gruppo Le Creative dell'Uncinetto Solo Borse su Facebook. Siete sempre le benvenute. Io vi aspetto al mio prossimo lavoro. Eh, mi raccomando, iscrivetevi su questo mio canale YouTube perché non è a pagamento e cliccate la campanella così avrete le notifiche del mio prossimo lavoro. Io vi aspetto e vi abbraccio a tutte. Ciao, arrivederci.